universale tanto quanto deve essere la filosofia. La filosofia è il sapere universale. L'opinione pubblica è il sapere universale. Solo è un sapere universale tutto spezzettato nelle infinite teste che la compongono. La filosofia non è altro che quello stesso sapere portato a coerenza e a consapevolezza. Allora, e aggiunge, colui, e questo lo aggiunge in quel luogo speciale della filosofia del diritto che sono le aggiunte, quelle di Gans, sono tratte dagli appunti di Gans. Colui che al suo tempo dice e compie ciò che esso vuole ed esprime, è il granduomo del tempo. La filosofia si è riconciliata col mondo. La filosofia consiste nello stare a guardare lo sviluppo della civiltà che produce opinione pubblica, produce, come si dice oggi, comunicazione. E sta a guardare la filosofia che cosa? Il granduomo, quando Hegel dice granduomo di solito pensa a Napoleone, che era suo contemporaneo, il quale granduomo parla al proprio tempo e opera verso il proprio tempo. Allora, finora siamo a livello di Platone che guarda Dionigi di Siracusa e il tiranno di Siracusa, sperando che il tiranno realizzi praticamente la filosofia. Ecco, no, perché ciò che il granduomo fa al tempo e ciò che il granduomo dice al tempo è esattamente ciò che il tempo vuole. Non c'è più la opposizione. L'agire del granduomo, che è ciò a cui punta il filosofo, è un agire non contro il tempo, ma a favore del tempo. Cioè il filosofo in questo caso spera che ci sia un granduomo, il quale granduomo non combatte più contro il proprio tempo, ma fa e dice al tempo ciò che il tempo desidera. Cioè quel granduomo rappresenta non l'antitesi rispetto al tempo, ma rappresenta la verità di quel tempo, la verità. Quel tempo ce l'ha già in sé la verità, ce l'ha già in sé e lo sa, ma lo sa in modo disperso e dunque non lo sa bene e soprattutto non lo sa in modo efficace. Per saperlo bene, per saperlo in modo efficace, ci vuole un granduomo che dice al tempo ciò che il tempo si vuol sentir dire, non il contrario, e fa, agisce nel tempo facendo ciò che il tempo desidera, non il contrario. E il filosofo sta a guardare e capisce. Voi direte, non è una gran fatica stare a guardare e capire, lo è. E come? Perché di solito di grandi uomini in un tempo ce n'è più di uno. Di solito di grandi uomini ci sono dei nemici che si combattono come grandi uomini e uno interpreta il tempo e l'altro no. Chi era che interpretava il tempo al tempo di Napoleone? Era Napoleone o era Metternich? Bisogna capirlo il tempo. Per cui il filosofo che sceglie Metternich può essere intelligente finché si vuole, ma non ci ha preso. Hegel che sceglie Napoleone ci prende. Voi direte, perché ci racconti questa storia su Hegel che
un rispettabilissimo filosofo, ma è vecchio e non dice più niente a noi? Perché quello che v'ho detto è l'archetipo, in realtà, come tutti avete capito, del marxismo. È la stessa cosa, solo che invece del grand'uomo ci mettete il partito. Al posto del filosofo c'è sempre Marx, cioè un altro filosofo, e invece di dire il tempo, diciamo le condizioni oggettive della società, che ci sono, non è che non ci sono, e tutti le conoscono, tutti, perché ci vivono dentro, è difficile non conoscere come è fatta la società, solo ciascuno la conosce dal suo piccolo punto di vista, modesto, limitato punto di vista. Il grand'uomo, cioè il partito, fa esattamente ciò che tutti chiedono, anche se non lo sanno.